Questo corso organizzato dall'ordine delle ostetiche di Trapani, rivolto a tutte le ostetriche e gli ostetrici, che sono, diciamo, professionisti comunque dedicati alla eh, tutela e promozione della salute proprio in termini di prevenzione ed educazione. Ecco, rivolta alle mamme e eh, ai nostri bambini. Siamo un po' preoccupati ecco, per il futuro delle mamme e dei nostri bambini, ci siamo alla sempre di più e quindi ecco, è importante anche. Soffermarsi su alcune tematiche importanti, come appunto il tema del nostro corso, il microbiota, ecco, e eh, dare veramente la giusta importanza, eh, e quindi corretto stile di vita, un'alimentazione sana e anche la modalità del parto. Quindi un parto naturale sicuramente offre quel patrimonio. Batterico, di cui la donna, appunto, ha, 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 di cui il bambino ha bisogno. Per cui, ecco, eh, proprio in termini di salute, ecco, noi in questo modo proteggiamo ecco, la salute eh, di, di tutti i bambini insomma, eh, e delle mamme. Un sano, un sano eh, microbiota eh, del bambino dipende molto dalla mamma. Ecco, quindi, eh, dobbiamo lavorare molto su questo. E a proposito di prevenzione, ci sono in cantiere tutta una serie di iniziative che coinvolgeranno anche i giovani. Assolutamente, perché è sui giovani che dobbiamo lavorare. I giovani sono il futuro. Per cui dobbiamo educare i nostri giovani a una ehm, a proprio a, ehm, ad una, a vivere una sana sessualità, eh, anche lì sani stili di vita. Eh, I giovani sono il nostro futuro, per cui devono essere consapevoli: ehm, ecco, ehm, consapevoli della loro eh, sessualità eh, in termini proprio di fertilità, quindi parlerei più di educazione educazione alla fertilità questo è un tema molto importante l'infertilità è una malattia molto eh, che colpisce molte donne molte coppie perché molti co molte coppie hanno appunto difficoltà ad avere bambini per cui ecco dobbiamo lavorare molto sui giovani per cui non parlare di trattamento dell'infertilità ma proprio di tutela della fertilità quindi proprio in termini di prevenzione. Um, ci saranno a breve insomma, delle iniziative proprio a livello nazionale, anche regionale, promosse proprio dalle società scientifiche, ehm, riguardo questo, questo tema ecco, molto, molto importante.